sul canale. Oggi voglio mostrarvi tutti i miei primi acquisti primaverili che ho fatto in quest'ultimo periodo, in cui si sono alzate veramente tantissimo le temperature e mi è proprio venuta voglia di acquistare capi colorati, leggeri, andare in giro proprio vestita in maniera super primaverile, anche se in questo momento devo dire che il tempo non lo permette particolarmente perché fa abbastanza freddino. Però mi sono stufata di mettere i maglioni, i cappelli, i cappotti, quindi ho detto ok, iniziamo a prendere cose che sicuramente poi inizierò a sfruttare nelle prossime settimane. Ho preso solo due capi di transizione, quindi leggermente più pesanti, da indossare proprio adesso in cui il tempo non si sa che cosa deve fare. Quindi il primo è questo maglioncino color panna che sto indossando in questo momento. È in ciniglia, totalmente traforato, quindi sembra sì pesantino ma allo stesso tempo è leggero, perché appunto si può indossare solamente con una canottierina dello stesso colore al di sotto e non con una maglia a maniche lunghe, perché altrimenti si vedrebbe. Il modello è molto interessante perché ha il collo rotondo, la spalla scesa e la manica fatta così a palloncino, e poi ha tutte queste trecce sul davanti e sul retro. È crop, quindi resta abbastanza cortino e mi piace proprio indossato all'interno dei jeans a vita alta. Veramente super consigliato questo, dal sito non sembrava così bello ma dal vivo vale veramente la pena. Costa 35€ e lo trovate su Amazon. L'altro maglioncino invece che ho preso è molto simile, o meglio è identico ad un altro che ho già, ed è questo qui fucsia. L'ho preso in questo colore sparaflesciato che non è proprio nelle mie corde, appunto per indossarlo adesso in maniera primaverile e non invernale. Se vi ricordate, io ce l'ho già così, però nella versione grigia. Questo anche è molto bello perché è crop, ha la manica così super a palloncino e dietro ha il dettaglio dell'oblò e del fiocchetto, appunto, che si può attaccare sempre sul retro. Ha una buona qualità ed è per questo che mi sono convinta a prendere anche l'altra colorazione. Costa 35€ ed è fantastico, questo già me lo vedo indossato con un bel jeans nero o bianco, stupendo. Ho acquistato poi delle nuove bluse e si sa che quelle bianche non sono mai abbastanza all'interno del guardaroba perché potete sfruttarle praticamente tutto l'anno. Questa che ho preso è dalle linee semplici e pulite, super basica, ha solo il dettaglio sul davanti di questi due mega volant tutti crissettati e il collo leggermente arricciato, bottoncini ton sur ton, leggermente trasparente, quindi adatta per essere indossata da aprile in poi, perché già per adesso è un po' troppo leggera. L'avevo su nel quinto look che vi è piaciuto tantissimo del video su come abbinare i blazer con la stampa Vichy, e devo dire che quell'abbinamento è veramente top. Infatti quando l'ho vista l'avevo proprio immaginata con un paio di jeans strappati skinny, un blazer al di sopra un po' più particolare e le scarpe con il mezzo tacco che adoro follemente. Questa è del brand Holly, ho preso una taglia 34 e costava intorno ai 25€, mentre dei due maglioncini che vi ho mostrato prima, come sempre, ho preso una taglia XS, trovate tutti i link di riferimento sempre giù nell'info box. Altra blusa bianca è questa qui, che risulta un po' più strutturata rispetto all'altra perché ha il collo alto, scende giù semplicissima, la manica è a tre quarti con tutti questi micro pois, mentre sul retro è totalmente plissettata, ed è stato proprio questo il particolare che mi ha colpito. Si chiude con questi due bottoncini a forma di perline e poi ha lo scollo a goccia dietro il collo. Questa anche è costata molto poco, mi sembra sui 15€, e la vedo molto bene al di sopra di un paio di pantaloni a vita alta neri, tacchi e un giacchino di quelli corti al di sopra. L'ultima blusa è quella decisamente più particolare e che mi fa impazzire, con questa stampa floreale super colorata dai toni blu, bianco e rosso, e poi di base è totalmente color carta da zucchero. Mi è piaciuto proprio l'accostamento tra l'azzurro e il rosso, l'ho trovato molto interessante. La trovo, secondo me, adatta per essere indossata con una bella gonnellina rossa oppure con degli accessori proprio rossi, tipo la borsa o le scarpe.
Anche il taglio è molto particolare, vedete, ha la manica così fatta a sbuffo e poi termina giù dritta, mentre la parte davanti ha questa scollatura che non è tanto profonda o molto esagerata, poi si chiude con questo bottoncino qui al collo ed ha queste pieghe che vanno ad enfatizzare il punto vita e poi scende giù morbida. È più corta davanti e leggermente più lunga dietro, quindi va anche a coprire un po' il sedere. Però insomma mi piace sia messa all'interno dei capi ma anche all'esterno, secondo me fa la sua figura. È del brand Lost Ink, che è un brand svedese se non mi sbaglio. Ho preso una taglia XS che corrisponde ad una 40 italiana, infatti è leggermente oversize per me, però comunque mi piace come sta su. Questa è un po' più cara rispetto alle altre perché costa 40 euro, è di cotone e non è malvagia. Voi che cosa ne pensate? Comunque a me piace molto, ecco, questa colorazione secondo me mi sta anche particolarmente bene, visto che in tantissime mi dite sempre che devo prendere più capi color azzurro. Ecco, questa volta penso di avervi accontentate, che dite? Adesso voglio mostrarvi tutti gli acquisti che invece ho fatto da motivi. Ultimamente sono particolarmente fissata con questo brand. Da quando ho scoperto durante i saldi i loro jeans, me ne sono completamente innamorata, quindi adesso che è uscita la nuova collezione non ho saputo resistere a prenderne un altro paio e questa volta ho scelto uno stile un po' diverso rispetto a quello che è il mio solito, perché appunto volevo proprio provare qualcosa di nuovo, ed ho scelto i jeans cropped kick flare, che sono super a vita alta, stretch, però hanno la zampa, quindi sono leggermente scampanate al di sotto ma non troppo. Quindi non sono eccessivamente impegnativi, hanno quella vibes un po' anni 70, però devo dire che non mi dispiace, stanno veramente da Dio, cioè sono bellissimi indossati e valgono tutti i soldi spesi. Questi sono venuti 70 euro, ho preso una taglia 36 italiana e vestono molto bene, quindi se siete una 38 vi consiglio di prendere una 36, perché comunque vestono abbastanza, sono super super elasticizzati, comodissimi. Penso di non aver fatto acquisto migliore fino ad oggi e ho visto che se per caso ad esempio la variante con la zampa non vi piace, anche se comunque non è eccessiva come vi ho detto prima, c'è anche il modello uguale però skinny, che credo di prendere anche quello perché mi piacciono troppo, cioè vestono veramente bene. Se siete delle persone che come me durante la settimana indossano solo jeans, ecco, questi sono quelli che fanno per voi, perché veramente stanno bene, enfatizzano le vostre forme e quindi secondo me sono assolutamente la scelta migliore. Katia e la stampa leopardata, la storia di un lungo amore. Ero partita, e voi ne siete testimoni, della serie "ah ma non lo so, non mi convince, a piccole dosi, ma anche no". Alla fine mi sono comprata un vestito totalmente leopardato e ne sono anche pienamente soddisfatta. L'avevo visto in vetrina e sul manichino lì così buttato, ho detto quel vestito non rende giustizia, lo devo provare, e infatti indossato è totalmente un'altra storia. Così può sembrare una vestaglia, ma non lo è. Mi è piaciuto perché ha la manica a tre quarti, ha lo scollo a V intrecciato che però non è molto profondo perché qui c'è la cucitura. Poi si stringe in vita, c'è anche questa fusciacca che si può legare o sul davanti o sul retro, e poi scende giù con questa gonna super svolazzante. Questo è perfetto se volete enfatizzare il punto vita, quindi se avete un punto vita da Vespa tipo il mio, ma sta bene secondo me anche se avete delle rotondità in più, anzi se siete un po' più formose rispetto a me potrebbe starvi anche meglio. Questo l'ho pagato 89 euro e ho preso una taglia 38. Avrei preferito la 36, ma mi era già giusta di spalle, quindi non ho voluto rischiare. E poi sarebbe stato anche un po' più corto, mentre in questo caso la lunghezza è perfetta perché mi arriva leggermente più sopra del ginocchio. Quindi non è quella lunghezza da nonna e si adatta insomma a svariate occasioni, perché molte volte i vestiti troppo corti, ecco, sono belli sì per uscire nel weekend, ma durante la settimana no. Ho
preso poi un nuovo giacchino in ecopelle rosa cipria per andare a sostituire quello rosa Barbie che avevo di qualche collezione fa di Zara, che ormai secondo me non solo è passato di moda, ma secondo me non ha nemmeno più l'età per indossarlo, mentre questo qui risulta molto più sobrio e anche molto più elegante, ha tutti i dettagli in rose gold, è abbastanza crop, quindi lo vedo bene su dei vestitini tipo quello che vi ho mostrato prima, su tutto ciò che abita alta, e è veramente bello, cioè c'aveva scritto sul cartellino il mio nome. Cioè no, in realtà sul cartellino c'è scritto il prezzo, costa 89 euro e ho preso una taglia 38. E per ultimo ho preso un paio di scarpe, queste che voi ci crediate o no mancavano all'interno della mia scarpiera e quindi ne ho approfittato ed ho scelto loro, queste décolleté nude lucide con i dettagli color platino, perché sembra argentato ma in realtà è un platino e quindi sta bene sia con l'argento che con il dorato. Sono molto alte, credo che siano più di 10 cm, però mi sembrano anche abbastanza comode. Non so se riesco a provarvele per farvele vedere indossate, perché proprio ieri sono cadute e mi sono fatta male al piede, quindi non so se entrano, però sono molto belle. Queste ho preso una taglia 36 e le ho pagate 69 euro. C'era anche la variante color cipria, però più scuro, quindi tra un rosa malva, mentre questo qui è più un beige. Ecco, lo definirei sì, un beige. Mentre le altre sono più sul rosato. Comunque veramente belle. Se cercate un paio di scarpe di questo tipo, ecco, queste ve le consiglio, perché sono proprio fatte bene e cioè sono bellissime. E ultimo paio di scarpe che voglio mostrarvi per oggi sono queste qui della Fila, modello Filarei. Queste sono diverse da quelle altre, le Disruptor, che hanno quelle zanne al di sotto orribili, le trovo un po' più carine, un po' più femminili. Queste hanno i dettagli rose gold grigi con un accenno di rosa qui sotto e all'interno della suola, totalmente bianche, molto comode, uno stile un po' particolare, ecco, sicuramente non tanto nelle mie corde. Le ho prese perché volevo provarle per vedere come stavano al piede, purtroppo ho sbagliato completamente taglia perché beh, sono grandi, ho preso un 37 ma avrei dovuto prendere un 36. Che faccio ragazze? Cioè, a voi piacciono? Non lo so, perché ho fatto un sondaggio su Instagram e la maggioranza ha risposto di no. A me non dispiacciono, però purtroppo non riesco a capire come stanno bene al piede perché non è il mio numero. Comunque ho già trovato qualcuno che se n'è innamorato, ovvero mia mamma, quindi già me la frega. Quindi questo è tutto per oggi, questi erano tutti gli acquisti prima dei Lili dell'ultimo periodo. Con un commento qui sotto fatemi sapere cos'è che vi è piaciuto di più, cosa vi ha incuriosito di meno, cosa non vi è piaciuto affatto. Mi raccomando, ci tengo sempre tantissimo alle vostre opinioni e vi ascolto sempre. Se ancora non siete iscritte al canale, iscrivetevi e passate a trovarmi anche su Instagram per seguirmi nella mia vita quotidiana e per qualche spunto outfit. Lasciatemi un pollice in su di supporto se questo video vi è piaciuto. Io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!